continuiamo lo studio delle equazioni della conduzione stazionaria. In particolare utilizziamo questo modello matematico per un calcolo semplice, come vedremo, ma molto importante da molti punti di vista, quello della resistenza di un filo. In pratica noi dimostreremo un teorema sostanzialmente. Allora, noi consideriamo come ipotesi, diciamo, supponiamo valide le leggi della conduzione stazionaria. E facciamo anche delle ipotesi sulla geometria che ora metto in chiaro. Magari lo faccio qua sotto. Allora, supponiamo di considerare un filo di materiale conduttore con una certa resistività eta, di lunghezza L, quindi L è la lunghezza del filo, chiamiamo L grande. Facciamo L circolo. E una certa sezione S, immaginiamo di chiamare S la sezione, questa che sto qui tratteggiando, con una certa normale M orientata in questo modo, quindi un filo a sezione cilindrica. Supponiamo che questo filo sia un filo, appunto, ovvero che sia molto lungo rispetto a quanto è spesso. Volendo quantificare questa cosa, diremo che L è molto maggiore della radice di S. La radice di S è la dimensione tipica trasversa, S essendo la sezione, quindi la lunghezza si suppone sia molto maggiore della sezione, quindi un filo sottile. Beh, supponiamo poi che questo filo sia in qualche modo reso accessibile elettricamente tramite due elettrodi, uno dei quali vi sto qui disegnando, che emergono con due morsetti, uno dei quali è chiamato A, questo che sto tratteggiando quindi è l'elettrodo, che supponiamo di conduttore perfetto, come abbiamo già detto ieri, da cui emerge questo morsetto A, e qui facciamo altrettanto un elettrodo di conduttore perfetto, da cui emerge il morsetto B. Abbiamo detto eta è la resistività del filo, mentre l'elettrodo si suppone il conduttore perfetto. Quindi questa è l'ipotesi, validità della conduzione stazionaria, e ci riferiamo a questa geometria, quindi un filo reso accessibile tramite due elettrodi. Benissimo. Allora, la tesi di questo teorema è la seguente: l'oggetto fisico in questione, quindi l'oggetto fisico filo accessibile da due morsetti di conduttore perfetto, si comporta come un bipolo resistore lineare della teoria dei circuiti, quindi scrivo così genericamente, resistore lineare di resistenza R pari a eta per L diviso S. Quindi la tesi, lo ripeto, è che questo oggetto, nelle ipotesi fatte, si comporta ai morsetti AB come un resistore lineare della teoria dei circuiti di resistenza pari a quell'espressione lì, eta, resistività per L, lunghezza diviso S, sezione. Chiaro allora il problema? Il problema, insomma, il teorema che dobbiamo dimostrare. Dunque, allora passiamo alla dimostrazione. Dobbiamo dimostrare che questo oggetto si comporta come un bipolo resistore lineare. Quindi dobbiamo dimostrare tre cose sostanzialmente. Ricordiamo che un oggetto da cui emergono due morsetti, qual è quello della figura, si può assumere come bipolo se sono soddisfatte le tre condizioni di bipolo, ovvero che la corrente sia ben definita, la tensione sia ben definita e che esista una caratteristica. Quindi noi dobbiamo dimostrare queste tre cose: corrente ben definita, tensione ben definita, e che la caratteristica sia quella del resistore lineare. Questo è il nostro obiettivo. Allora, corrente ben definita.
Che vuol dire corrente ben definita? Facciamo così, corrente, lo scriviamo, tensione, caratteristica. Queste sono le tre cose, adesso via via le verifichiamo tutte e tre. Allora, cosa vuol dire corrente ben definita? Quindi siamo al punto 1. Vuol dire, ricorderete, che la corrente nel morsetto A entrante è uguale alla corrente nel morsetto B uscente. Questo ci dice la proprietà sulle correnti dei bipoli. No, dobbiamo garantire questa cosa. Ebbene, questa proprietà è certamente soddisfatta se supponiamo che il filo, come ho implicitamente supposto, il filo sia circondato da un isolante perfetto come l'aria. Abbiamo infatti ieri dimostrato che in questa situazione, cioè il conduttore circondato da un isolante perfetto, quello che succede è che questa struttura è un tubo di flusso. Ricordate, non abbiamo battuto molto su questo. Che vuol dire? C'è una domanda? Qualcuno ha fatto una domanda? No? No? Il che vuol dire che se questa struttura è un tubo di flusso, ad ogni sezione di essa la corrente è sempre uguale. Quindi se io mi metto qui, o qui, o qui, o qui, è la stessa. In particolare la corrente a questo morsetto è uguale alla corrente in quest'altro morsetto. E quindi sicuramente la proprietà sulle correnti è verificata. Chiaro? E quindi qui siamo. La proprietà sulle tensioni che cosa asserisce? Asserisce che la tensione fra i morsetti A e B deve essere ben definita, ossia indipendente dalla linea su cui facciamo il calcolo della tensione, purché questa linea non intersechi il dipolo stesso, il dipolo in pectore, diciamo così. Questo vuol dire che se io considero due linee esterne al dipolo stesso, che chiamo gamma primo e gamma secondo, la tensione su queste due linee deve essere la stessa. Questa è la proprietà che dobbiamo dimostrare. Ebbene, questa cosa è certamente vera perché, poiché valgono per ipotesi le equazioni della conduzione stazionaria, il campo elettrico è conservativo. Ricordate ieri, noi abbiamo battuto su questo. In altri termini, l'integrale del campo elettrico su una qualsiasi linea chiusa gamma è pari a zero. Se io scelgo come gamma l'unione gamma primo unione meno gamma secondo, immediatamente ritroviamo che l'integrale su gamma primo di E scala T di L meno l'integrale su gamma secondo di E scala T di L uguale a 0, e quindi che la tensione su gamma primo, cioè questo primo integrale, è uguale alla tensione su gamma secondo, ovvero il secondo integrale. E quindi anche la proprietà sulle tensioni è certamente verificata grazie alla conservatività del campo elettrico. Chiaro? Vi faccio osservare che in realtà abbiamo una proprietà più forte di quella strettamente richiesta in questo caso, perché la tensione è la stessa qualunque sia la linea che ho scelto. Anche se la linea entrasse dentro al dipolo avrei sempre lo stesso risultato, perché il campo elettrico è conservativo. Quindi non solo questa proprietà è vera fuori dal bipolo, come io dovrei verificare nella mia dimostrazione, ma addirittura di più, è valida anche se scelgo una linea all'interno del bipolo stesso. E infatti questa cosa adesso la utilizzo immediatamente per dimostrare il terzo punto relativo alla caratteristica. Quindi sono passato adesso al terzo punto. Ok? Allora, in particolare, magari cancello qui, abbiamo appena asserito che la tensione VAB può essere scritta come l'integrale fra A e B su una qualsiasi linea, anche che vada all'interno del bipolo. Allora io scelgo come linea una linea che va proprio dentro al bipolo, la chiamo gamma int, quindi faccio integrale A a B con gamma int, che va dentro al dipolo e scorre lungo l'asse del filo. Poi il filo è sottile, io identifico il suo asse,
e vado lungo questo. Allora ve lo disegno qui. Eccola qua. Questo sarà gamma int, orientata in questo modo. Il versore tangente sarà questo. Il versore tangente alla luce. Chiaro? Mi state seguendo? Quindi faccio l'integrale di scalar di dl su questa linea per calcolare la tensione. Quindi sto facendo l'integrale sull'asse del filo. Questa linea, che va lungo l'asse del filo, vedete, emergerà dagli elettrodi, entrerà nel filo vero e proprio, nel punto C, diciamo C questo punto, e ritornerà nell'altro elettrodo nel punto D, che ho indicato qui in figura. Allora, è chiaro che questo integrale si può scrivere come l'integrale. Vabbè, lo scrivo qui senza indicare più che sto su questa linea, ci siamo capiti, adesso semplifico un po' la notazione, e dico integrale da A a C di E scala T da L più l'integrale da C e D di E scala T da L più l'integrale tra D e B di E scala T da L. Ok, quindi ho scisso l'integrale in questi tre contributi qua. Siamo tutti d'accordo? Ora, resta inteso, lo sto facendo su questa linea, no? Chiaramente, non lo specifico. Così. Allora, a questo punto che cosa osservo? Il tratto AC della linea in questione, questo, vedete, si sviluppa tutto quanto nell'elettrodo. Ora, io ho supposto l'elettrodo, ricorderete, di conduttore perfetto. Quindi, al suo interno, se ricordiamo quello che abbiamo detto ieri, il campo elettrico è nullo, la resistività è zero, il campo elettrico risulta nullo. Quindi, questo tratto non dà contributo all'integrale. Analogo discorso che chiaramente può essere fatto nel tratto fra D e B. Anche quello si sviluppa nell'elettrodo, quello di sotto in particolare, e quindi il contributo all'integrale è nullo per lo stesso motivo. Rimane quindi l'integrale sul tratto CD, quindi integrale fra C e D. Allora, il tratto CD si sviluppa dentro il filo, la cui resistività è detta eta. Quindi all'interno del filo il campo elettrico si può scrivere come eta per J. Ricordate la relazione costitutiva, abbiamo commentato abbondantemente ieri facendo anche un minimo di modello microscopico. Quindi al posto di E ci metto eta per J. Bene, come vado avanti adesso? Adesso, allora, che cosa osservo? Ricordiamo qual è il nostro obiettivo, dobbiamo verificare qual è la caratteristica di questo oggetto, di questo dipolo in corto. Allora, noi abbiamo qui evidenziato la tensione, per sapere qual è la caratteristica dobbiamo far comparire in qualche modo la corrente, dobbiamo sapere come tensione e corrente sono collegati tra di loro. Noi qui abbiamo la densità di corrente, J, quindi dobbiamo in qualche modo da J far comparire la corrente. Noi sappiamo qual è il legame. Il legame è che la corrente I in questa struttura, che è la stessa ad ogni sezione perché questo è un tubo di flusso, è pari all'integrale di J scalare n da S su una qualsiasi sezione di questo filo, in particolare quella S che ho identificato qui. Una qualsiasi va bene, scelgo S. D'accordo? Ora, se il filo è sottile, come ho ipotizzato che sia, posso assumere che la sua sezione sia talmente piccola da poter ritenere costante questo integrando. Io qua dovrei fare l'integrale sulla sezione, quindi dovrei valutare il valore di J scalare n in ogni punto di questa sezione qui e poi sommare i vari contributi, no? Come sappiamo qua. Ebbene, se io suppongo che J scalare n sia costante in tutti i punti della sezione, io posso questo integrando semplificarlo come il prodotto dell'integrando che suppongo costante per l'area della sezione su cui sto facendo l'integrando. No.
come già abbiamo ricordato penso proprio ieri, quando faccio l'integrale una quantità costante, viene fuori costante per l'ampiezza dell'intervallo di integrazione, in questo caso la sezione. Siamo d'accordo? Bene. Adesso, poiché io ho scelto la linea su cui fare l'integrale lungo l'asse del filo, se ho l'accortezza di scegliere la sezione S, che è arbitraria, perché qualunque sia va bene, perché è un tubo di flusso, come una sezione ortogonale di questo filo, allora dal disegno rimane evidente che la normale alla sezione e la tangente al filo coincidono esattamente. Se io prendo proprio l'asse del filo e questa sezione ortogonale all'asse, chiaramente sono coincidenti. Se la prendessi così, la sezione no, non sarebbe vera. Però poiché la sezione può essere presa come piace a me, perché questo è un tubo di flusso, la prendo proprio in questo modo ortogonale. Questo per dire che al posto di G prodotto scalare N, posso scrivere J prodotto scalare per T, con questa osservazione che i due tessori coincidono con opportune scelte di linea e superficie. D'accordo? Ne segue che la quantità J scalar T, che è presente qui dentro, si può scrivere, quindi al posto di J scalar T ci metto I diviso S. Chiaro? Beh, a questo punto il gioco è praticamente fatto, perché? Allora, in questo integrale la quantità eta e la resistività del filo la supponiamo costante indipendente da quale sia il punto lungo cui ci stiamo muovendo. La sezione e la sezione del filo, anche questa supponiamo sia costante, il filo cioè non si svasa e non si restringe, supponiamo che abbia la stessa sezione dappertutto. La corrente I anche è costante, perché questo è un tubo di flusso, quindi qualunque sia il punto in cui mi metto la corrente è sempre quella E. Quindi tutto l'integrando è costante. Ecco che quindi questo integrale si può scrivere come integrando costante per la lunghezza della linea su cui sto facendo l'integrale. La lunghezza altro non è che quella che ho chiamato L, vi ricordate? Ecco qui L. E quindi ne risulta che V a V è uguale a una certa quantità R per I, dove R è pari a eta per L diviso S per I. Questo chiaramente dimostra il teorema, perché abbiamo dimostrato che la tensione e la corrente in questo oggetto, ben definite delle proprietà precedenti, sono tra di loro proporzionali tramite un fattore che è quello lì, R uguale eta per L diviso S. Quindi effettivamente l'oggetto fisico che abbiamo analizzato, cioè il filo, si comporta come un bipolo resistore lineare della teoria dei circuiti con resistenza pari a quell'espressione. Bene. Bene, dimostrato questo teorema, possiamo adesso cercare di trarne delle conseguenze, fare delle considerazioni. Vabbè, per prima cosa osservo questa formula molto semplice e molto importante, perché anche nelle applicazioni è estremamente utilizzata. Ci capiterà anche a noi molto spesso di usarla questa formula, ma anche nei corsi successivi certamente sarà molto molto impiegata. Vedete, questa formula ci dice che la resistenza di un filo tende a zero, diventa piccola, quando la resistività tende a zero, cioè in caso di conduttore perfetto, quando la sezione cresce, quindi fili più spessi hanno resistenza via via più piccola, e quando la lunghezza tende a zero. Quindi anche per questo si parla di cortocircuito. No, cortocircuito significa un collegamento di lunghezza breve, di lunghezza corta, che fa sì che la resistenza sia piccola in modo da tenerla idealmente nulla. Cortocircuito ha resistenza rigorosamente zero, no? Ricordate che la tensione è pari a zero. Vabbè, ma comunque non è questo quello su cui volevo dilungarmi, quanto piuttosto sul fatto che questo che noi abbiamo fatto è il primo esempio di derivazione di un circuito equivalente. Che cosa cioè ne abbiamo fatto? Riflettiamo sulla procedura che abbiamo seguito. Abbiamo preso un oggetto fisico,
in questo caso era il filo, e di esso abbiamo trovato un dipolo, che in questo caso è il dipolo resistore lineare, tale da avere, diciamo così, lo stesso comportamento. Che cosa abbiamo in particolare dimostrato? Abbiamo dimostrato che se io sono interessato al legame fra le grandezze tensione e corrente, allora o studio questa situazione, cioè il filo con le leggi della conduzione stazionaria, gli integrali e così via, o studio questa situazione, cioè l'oggetto matematico bipolo resistore lineare, ottengo lo stesso risultato. Il legame tra tensione e corrente è lo stesso nell'oggetto matematico e nell'oggetto fisico. Quindi questo è il senso in cui intendiamo un circuito equivalente. Questo ci fa capire anche, se volete, il limite del circuito equivalente. Il circuito equivalente ci permette in generale di trovare i legami fra grandezze, diciamo così, integrali, quali sono tensione e corrente, e non grandezze puntuali, quali sono per esempio il campo elettrico o la densità di corrente. Se io, per dire, volessi sapere quanto vale il campo elettrico in questo punto, ebbene, non potrei utilizzare il circuito equivalente che mi rappresenta l'oggetto fisico solo ai morsetti, diciamo così, in termini di grandezza integrale viste appunto ai morsetti. D'accordo? Bene. Proviamo a fare un passo avanti adesso. Avendo capito questa questione, proviamo a cercare di capire cosa accade complicando un po' il sistema. Allora, che cosa facciamo? Prendiamo non già un filo, ma due fili. Allora, abbiamo un filo, vediamo uno. Tipo questi sono set, faccio un disegno un po' più schematico di prima, insomma ci siamo capiti. È lo stesso sistema di prima, con una certa resistività N da 1, una lunghezza L1 e una sezione S1. E poi ho un filo 2, con diversi parametri fisici e geometrici. Vediamo N da 2, L2 e S2. Le sue resistività, lunghezza e sezione. Sono due fili differenti. Diciamo AB e CD, i morsetti rispettivi. Allora, diciamo i con 1, i con 2, i con 1, i con 2, le correnti e le tensioni per questi due fili. Allora, il teorema precedente ci permette di dire che i due oggetti in questione, 1 e 2, presi singolarmente, ciascuno di essi può essere rappresentato come un bipolo resistore lineare. Quindi la tensione e la corrente sono ben definite sui morsetti, quelle che ho indicato con B1, B1, B2, B2, ed esiste un legame che è quello che abbiamo visto prima. Quindi in particolare allora, questa situazione. Oggetti fisici, ho fatto lo stesso ragionamento di prima, applicato il teorema precedente, e trovo questi due resistori, ciascuno dei quali è singolarmente equivalente, nel senso specificato prima, agli oggetti fisici in questione. Bene, quello che io adesso faccio è collegare fisicamente due fili, cioè faccio una saldatura fra i due fili, okay? Quindi metto in comune elettricamente questi morsetti e questi morsetti qua. Quindi prendo i due fili e li collego, tenendo con ciò un collegamento elettrico, per esempio una saldatura. Chiaro? Quindi l'oggetto fisico adesso è cambiato, nel senso che è l'unione di questi due fili saldati tra di loro. Questo è l'oggetto fisico, questo non è. Domanda:
se io volessi il circuito equivalente di questo oggetto fisico ottenuto dalla saldatura fisica dei due fili, posso fare il collegamento elettrico dei due bipoli equivalenti? Se volete, rifrasando la domanda, l'oggetto fisico sulla sinistra è rappresentato dal circuito equivalente sulla destra? Cioè, è lecito collegare fra di loro i circuiti equivalenti? Se ho saldato fra di loro i fili? Ecco. La risposta, per fortuna, è sì. Ma non è scontato, non è scontato. Per il motivo che il collegamento dei circuiti equivalenti, quello sulla destra, presuppone, come ben sappiamo noi che siamo a metà del corso di elettrotecnica, presuppone la validità delle leggi di Kirchhoff. Quando cioè noi colleghiamo i bipoli nel circuito destra, siamo a destra parlando, stiamo implicitamente, e neanche tanto implicitamente, dicendo che valgono le leggi di Kirchhoff, che sono i postulati della teoria dei circuiti. Quindi, per poter fare quell'affermazione che dicevo prima, bisogna verificare che anche il collegamento fisico degli oggetti soddisfi le stesse leggi di Kirchhoff. Solo se questo è vero potrò fare questa operazione. Chiaro la sottigliezza? Che non è tanto una sottigliezza, è un fatto importante. Che poi, adesso dimostriamo che questa cosa è vera, quindi tutto funziona. In altre situazioni può essere non vera e quindi la cosa non funziona. Allora, verifichiamo. Allora, che cosa stiamo dicendo qui? Allora, se noi pensiamo alle leggi di Kirchhoff, alle correnti, faccio questo esempio, poi sulle tensioni potete ragionare voi per analogia, la connessione dei due circuiti equivalenti mi dice che se io considero questo punto qui, lo chiamo ABCDE, quello ottenuto mettendo in comune i morsetti A e C per dirci, ebbene, in questo punto qui, applicando la legge di Kirchhoff alle correnti, scriverò I1 più I2 uguale 0. Trovate? Questo nodo banalmente viene fuori questo. Chiaro per tutti? Bene. Allora, adesso dobbiamo verificare se questa proprietà I1 più I2 uguale a 0 è valida anche sull'oggetto fisico. Allora, che cosa faccio? Questo sarebbe il punto E. D'accordo? Allora prendo una superficie chiusa, sigma, fatta in quel modo, che circonda questo punto in cui ho fatto la saldatura fra i due fili. È il punto in cui ho fatto fisicamente la saldatura. Chiaro? Quindi prendo questa sfera, la chiamo sigma, abbiamo detto, e scrivo una delle leggi della conduzione stazionaria che sto supponendo valida, ovvero in particolare la solenoidalità di J. N è la normale uscente dalla superficie, questa qui serve, no? Ora, questa superficie sigma si sviluppa tutta quanta nell'area che circonda i fili, abbiamo detto, vi ricordate che i fili sono circondati dall'area da un isolante perfetto, e quindi in tutti i punti della superficie sigma che si sviluppano nell'area, la densità di corrente J è pari a 0 e quindi non c'è contributo all'integrale. Dov'è che l'integrale dà un contributo non nullo? All'intersezione fra i fili e la superficie in questione. Li trovate? Chiaro per tutti? Ma se io faccio l'integrale di J su questa superficie qua, questa l'ho schiacciata adesso nel disegno, ma immaginate una reola, no, di intersezione. Quando io faccio l'integrale di J su questa superficie qua, che cosa viene fuori? Viene fuori la corrente che fluisce in questo filo, per definizione. Poiché la normale è uscente, essa la direzione coincide con il riferimento scelto per la corrente, e quindi questo viene proprio pari a I1. Analogo discorso può essere ripetuto su questa areola qui, l'intersezione tra la superficie e l'altro. L'integrale di J su quella superficie, su quella areola, dà proprio luogo alla corrente I2 che circola nell'altro filo. Anche qui
osserviamo che la normale punta nella stessa direzione dell'orientamento scelto per la corrente. Ecco che quindi abbiamo esattamente lo stesso vincolo che mi impone la legge di Kirchhoff alle correnti. Quindi la solenoidalità di J mi garantisce la validità della legge di Kirchhoff alle correnti. Con ragionamento simile, che vi lascio per esercizio, è possibile dimostrare che la legge di Kirchhoff alle tensioni, che si scrive V1 meno V2 uguale 0, sul circuito equivalente, è garantita dalla conservatività del campo elettrico, cioè il fatto che 0 uguale all'integrale su gamma e scalar t del... basta prendere un percorso chiuso che segue chiaramente due bipoli, banale, insomma, lo fate voi per esercizio, non credo che vi sarà difficile. Quindi, per ricapitolare, la solenoidalità della corrente, la densità di corrente, mi garantisce la validità delle leggi di Kirchhoff alle correnti. La conservatività del campo elettrico mi garantisce la validità delle leggi di Kirchhoff alle tensioni. Quindi, in conduzione stazionaria, poiché valgono queste due proprietà, queste due relazioni, le leggi di Kirchhoff sono senz'altro valide quando faccio i collegamenti degli oggetti fisici. Chiaro? Quindi il passaggio logico che ho fatto, cioè da qui a qui, è effettivamente lecito, perché siamo in conduzione stazionaria, cioè perché vale la solenoidalità di J e la conservatività di E. Quando non valgono queste proprietà dobbiamo stare molto attenti, le leggi di Kirchhoff potrebbero non valere. Chiaro? Infatti poi vedremo, insomma, dovremo stare attenti. Bene. Domande, questioni? Questi sono fatti, diciamo, non difficili, però che richiedono un minimo di pensiero. Hanno dei risvolti anche concettuali. Va bene. Beh, ma a questo punto, se ci siamo convinti che questa procedura del circuito equivalente funziona, in questo caso per le proprietà che abbiamo appena evidenziato, allora usiamolo a questo punto. Supponiamo, per esempio, di voler dire, beh, considerando l'oggetto fisico ottenuto dalla saldatura dei due fili, questo oggetto fisico qua, supponiamo di voler sapere quanto vale la corrente I con 1 che circola nel primo filo. Per fare questo calcolo possiamo, invece di usare gli integrali e così via, come abbiamo fatto precedentemente in quella dimostrazione, possiamo usare a questo punto il circuito equivalente. Perché il circuito equivalente, abbiamo detto, mi fornisce gli stessi legami in termini di tensione e di corrente. Quindi se io sono interessato alla corrente posso usare il circuito equivalente. Quindi invece di studiare l'oggetto fisico con gli integrali, studio il suo circuito equivalente con le leggi dei circuiti a questo punto. Quindi a questo punto siete perfettamente in grado di dirmi quanto vale la corrente con 1. Sto aspettando. Quanto vale? Ma non è ancora il valore numerico. Guardate il circuito equivalente. Cioè? Voglio il valore numerico, ragazzi. Qualcuno l'ha detto? Ecco, sì, zero. Perché zero? Non c'è il generatore. Quindi immediatamente, guardando il circuito equivalente, possiamo dire I1 uguale 0, anche I2 chiaramente sono uguali a meno del segno. Quindi, senza stare a perdere tempo con gli integrali, leggi della conduzione stazionaria e così via, guardando il circuito equivalente dico, beh, immediatamente la corrente è zero, inutile perdiamo. Quindi capite che l'utilizzo del circuito equivalente mi permette di semplificare di molto l'analisi di questi sistemi, perché conoscendo bene i circuiti, in questo caso abbiamo immediatamente, quasi immediatamente, capito che la corrente è pari a zero. Bene, adesso cerchiamo di capire il motivo fisico per cui viene I1 uguale a zero. Circuitalmente me l'avete detto immediatamente, ma anche il generatore. Allora cerchiamo di capire adesso
la controparte, diciamo, fisica del generatore qual è? Quindi facciamo qualche ragionamento. Posso cancellare qui? Sì. Allora, altri 5 minuti e poi facciamo. Allora, il motivo fisico per cui la corrente qui dentro è pari a zero, come abbiamo capito subito, col circuito equivalente, ha a che fare con problemi legati a potenza ed energia. Quindi adesso cerchiamo di approfondire questo aspetto in particolare. Allora, ricordiamo il modello microscopico che abbiamo messo a punto ieri per un conduttore. Abbiamo detto che ci sono le cariche in movimento perché, con un movimento ordinato, no? Ricordate? Perché è sottoposto a un campo elettrico che indirizza in direzione preferenziale il loro moto. Allora, abbiamo detto, vi ricordate, V, la velocità ordinata di queste particelle, dovuta alla presenza di questo campo elettrico. Il campo elettrico è, dà luogo ad una forza che abbiamo detto essere pari a Q per E. Q era pari a meno E, ma in questo caso non mi interessa il seguito, stiamo sul concetto fondamentale. Bene, quindi questo significa che se c'è un campo elettrico che agisce sui portatori di carica per metterli in moto, come abbiamo visto ieri, questo campo elettrico sviluppa sui portatori di carica, cioè sugli elettroni, una potenza che è pari a F per V. Voi sapete, no, che quando io ho una forza che agisce su un corpo e lo metto in moto con velocità V, essa sviluppa una potenza che è F per V. Il lavoro è forza per spostamento, la potenza è forza per velocità, no? E c'è un prodotto scalare di mezzo. Allora, questa è fisica elementare, quindi non mi soffermo su questo. Questo vale sul singolo, quindi se volete possiamo scriverlo anche Q per E per V, prodotto scalare. Questo vale sul singolo elettrone, quindi questa è la potenza sviluppata dal campo elettrico sul singolo elettrone per metterlo in moto con velocità ordinata V. Okay? Io di questo elettrone però non ne ho uno solo, ne ho parecchi, in particolare, diciamo, n per unità di volume, questa è la densità, numero di particelle di elettroni per unità di volume. Quindi la quantità n q e scalar v è la densità di potenza sviluppata dal campo elettrico. La chiamo p con d piccolo. Densità di potenza. Perché se questa è la potenza sul singolo elettrone, questa è la potenza per unità di volume, perché ho moltiplicato per il numero di elettroni per unità di volume. Vi trovate? Quindi questa è la potenza per unità di volume, densità di potenza. Quindi questo l'ho fatto a metro quadro, no? Beh, ma adesso nq per v, ce lo ricordiamo, è proprio la densità di corrente che descrive il moto ordinato, no? Quindi questa è pari a E scalar J. Quindi, il campo elettrico sviluppa sui portatori di carica per metterli in movimento una densità di potenza E scalar J, J essendo la densità di corrente. In un conduttore, ricordiamo che E è pari a eta per J, dove eta è la resistività. Quindi, questo si può anche scrivere eta per J prodotto scalare J. J prodotto scalare per J fa il modulo di J al quadrato. Quando faccio il prodotto scalare il modulo di un vettore per se stesso, ottengo questo. Quindi eta per il modulo di J al quadrato. Questa quantità, vedete, è strettamente positiva. La resistività infatti è una quantità positiva, ieri l'abbiamo commentato, no, questo fatto, e anche J modulo al quadrato è una quantità chiaramente positiva.
Che cosa cioè vuol dire questa cosa, questa disuguaglianza di Coscrivo? Vuol dire che il campo elettrico sviluppa sempre una densità di potenza positiva sui portatori di carica. Cioè, quella di cui stiamo parlando è uno scambio di potenza, quindi energetico, se lo ritroviamo nel tempo, unidirezionale. È sempre il campo elettrico a sviluppare potenza positiva, quindi lavoro per unità di tempo, verso gli elettroni, e mai il contrario. Gli elettroni non restituiscono mai niente al campo elettrico. Mi trovate? Che fine fa questa potenza? Il campo elettrico sviluppa questa potenza, questa densità di potenza, quindi lavoro per unità di tempo. Questo lavoro per unità di tempo si manifesta come riscaldamento del conduttore. È una trasformazione irreversibile, in un certo senso, di energia. Questo si chiama effetto Joule. Quindi l'effetto Joule consiste nel riscaldamento di un filo percorso da corrente a causa di questo meccanismo che vi ho appena descritto. L'effetto Joule è quantificato da questa espressione qui. Cioè questa è la densità di potenza dissipata in un filo conduttore per effetto Joule. Quindi si manifesta, abbiamo detto, come riscaldamento del filo stesso. Ma allora, adesso, prima di fare un po' di pausa, siamo in grado di capire il meccanismo fisico per cui la corrente deve essere pari a zero nell'oggetto in questione. Perché? Se io considero questo oggetto qui, cioè i due fili saldati, è chiaro che esiste un percorso chiuso, questo, lungo cui le cariche sono in grado di muoversi in maniera ciclica, diciamo così, vanno in giro su questo percorso chiuso in maniera indefinita, possiamo metterli in moto in maniera indefinita. Per garantire il movimento di queste cariche dobbiamo, in base a quello che abbiamo appena detto, fornire energia per, diciamo così, compensare l'effetto Joule. Per mettere cioè in moto le cariche lungo questo percorso chiuso attraverso i due fili saldati dobbiamo spendere del lavoro per riscaldare il filo, sostanzialmente per compensare questa dissipazione di potenza per effetto Joule. Bene, il problema è che la forza che agisce sul portatore di carica, sull'elettrone, è, abbiamo detto, il campo elettrico. Il quale campo elettrico, in conduzione stazionaria, è conservativo. Il che vuol dire che sviluppa lavoro nullo su un percorso chiuso. Quindi io ho queste due vincoli inconciliabili fra di loro. Da un lato ho la necessità di sviluppare lavoro per compensare l'effetto Joule e mettere le cariche in moto su un percorso chiuso. Dall'altro ho una forza per unità di carica, il campo elettrico, che non è in grado di fare questo lavoro perché è conservativo. Questo è il motivo fisico per cui non possiamo avere corrente in quella struttura. Quello che serve è qualcosa che superi la conservatività, cioè una forza che non sia conservativa. Va bene, facciamo un po' di pausa.